avete avuto fortuna? È come cercare un ago in un pagliaio. Provate verso Buck Creek. Forse sono già lontani. 10-4. Dovete trovarli, quei bastardi. Sceriffo, hanno ucciso una delle guardie. Gli hanno tagliato la gola. Santo Dio. Secondo lei che faranno? Andranno dritti fino alla frontiera. Poi compreranno un mini appartamento vicino alle rive del lago e vivranno felici e contenti. C'è solo una cosa che potrebbe fermarli. 4.000 chilometri quadrati del più impervio territorio che Dio abbia disegnato su una mappa. Niente strade, niente città. Ci sono zone laggiù che non conoscono l'impronta umana. Sceriffo. Chi sono quei tipi? Trova Gates. Lewis Gates. Ma io credevo che tu lei non volesse... a trovarlo. Sì, signore. Alzati e cammina, Lewis. Che hai da guardare tu? Eravamo d'accordo che mi avresti fermato dopo il terzo, ricordi? Speriamo che almeno tu ti ricordi dove ho parcheggiato. Lewis! Io non c'entro, se ho detto qualcosa è una stronzata. Un furgone cellulare è uscito di strada vicino Logan Pass ieri sera. Sono scappati in tre, si sono diretti verso la macchia. Non ho più voglia di farlo quel lavoro. Lewis, aspetta! È arrivata anche l'FBI. Gli serve che uno sia tirato fuori vivo. Deegan stesso mi ha mandato a cercarti. Dì a Deegan che per me si può attaccare. Questo se vuoi glielo dici da solo. Briggs. Mi accontento che gli parli, altrimenti mi affetta le chiappe. Lewis, ti prego. Deegan, ti ripeto quello che ho detto al vice, non mi interessa. Adesso ascoltami bene. Mi servi a tutti i costi. Rapina a un blindato più omicidio. Sobrio o ubriaco rimane il miglior segugio. Sei il solito ruffiano. Briggs, c'è anche quello rognoso del suo cane lì? Lo sento dalla puzza. Ho ricevuto dei reclami, è tornato a caccia di cervi. Quindi voglio che sbatti il signor Gates in guardina. 15 giorni per vagabondaggio molesto e per non aver tenuto il cane al guinzaglio. Il cane al guinzaglio? Non dovevi provocarlo. Sono tante le cose che non avrei dovuto e invece ho fatto. Hai intenzione
l'impressione di andare in cerca di quegli avanzi di galera. Sì, sembra di sì. Ah. Mio cugino si è avventurato fra quelle montagne 20 anni fa. Non è mai ritornato. Devo dirgli qualcosa se lo incontro. Sì, che mi sono messo con sua moglie. Andiamo, Tim. Da dove sono passati? In fondo al burrone. I cani hanno perso le tracce al bivio a nord. Armati? E anche bene. Ha un fucile a pompa e 357 mancano ancora all'appello. Voglio $4,000 a uomo più il rimborso spese. Ti dovrai accontentare del solito. Non un centesimo di più. Andiamo, Zeppo, torniamo in prigione. Sceriffo. Gates! Non me ne frega un accidente degli altri, ma Sears deve uscire vivo. Un solo graffio e non ti rimborso neanche la biada per il cavallo. Lo tratterò con i guanti. Che stai aspettando? Al lavoro, forza! Bravissimo, tipo. Sembra che non siamo i soli ad avere scelte. Zampe o due. Dai, va a vedere.
Accidenti, zip! Ti stavo per spedire al creatore. Avvisami che sei tu, no? Ehi, è il mio cappello quello, lo sai? Salve, ragazzi. Rilassati. Dove vuoi che vadano? Gli facciamo una bella sorpresa alle prime luci. Fra l'altro, sono a pezzi. Domani incassiamo, Zip. Forse finalmente riusciremo a finire quella capanna. Lo sopporterai un vero tetto sulla testa? Anche se questo non è niente male come tetto. C'è qualcuno qui vicino. È il ragazzo. Fregatene. Quello indietro non ci torna. Certo che no. Non con la pancia piena di pallettoni. E quello che cavolo era? Ehi! Io me la sbaglio!
L'equilibrio. Mi chiedevo che fine avessi fatto. Siast ha creato dei problemi? Di nessun genere. Non abbiamo mai parlato di quello che è successo. Sarebbe ora. Non c'è niente di cui parlare. Mia figlia è morta. Allora, dov'è il mio uomo? Se vuoi quello che ne resta, va laggiù e trovatelo. E questo che sarebbe? Tutto quello che rimane dei fuggiaschi. Cosa? Sono morti. Tutti quanti? Ma che diavolo è successo? Non lo so. Che significa non lo so? Per la miseria, smettila di giocare! Non lo so! Mi stavo spostando. Era tutto tranquillo. Poi ho sentito degli spari. Quando sono arrivato da dove sembrava che provenissero, l'unica cosa che ho trovato è stata quella camicia e tanto sangue sul terreno. Ma niente corpi. E ti aspetti che mi beva questa bella storiella? Non me ne frega un accidente se te la bevi o no. So solo che ho sprecato 4 giorni e sono fuori di un sacco di soldi. Dove stai andando? Sceriffo! Ho bisogno di bere. Sceriffo, Gates sta... Uscendo. Non ho ancora finito con te! Voglio delle risposte! Allora siamo in due. I vasi eludono la cattura. Assegnata borsa di studio ad uno storico dei nativi americani. Il professor Sloan. Da quella parte. Dov'è il professor Sloan? Provi da quella parte. Scusate, sto cercando il professor Sloan. Scusi, dove diavolo è il professor Sloan? Per favore non mi dica di andare di là, perché ci sono già stato, e anche di là e di là. Chi lo vuole sapere? Diamoci un taglio, eh? Ci ho messo 3 ore ad arrivare quassù per incontrare quel tipo. Stavo per lanciare il mio cane su qualcuno. Quello lei lo chiama un cane? Qualcuno vuole indicarmi il vecchiaccio? L.D. Lillian Diane. Non è il primo a fare un errore simile, signor? Gates. Lewis Gates. Gates. Dunque, porta questo a Sandy e dille che per stasera deve essere pulito. Buon lavoro. Allora, signor Gates, che può fare questo vecchiaccio per lei? Lei comunque non ha l'aria di un professore. Dove l'ha trovata questa? Nella foresta. La foresta. Non se ne parlava sul giornale di oggi a proposito di alcuni fuggiaschi.
Sì, mi hanno assoldato per trovarli. Cacciatore di taglie? La prego, guardia civile, suona un pochino meno... Barbaro? Li ho inseguiti per 4 giorni. Le tracce finivano in una prateria. Qualcuno li ha presi prima di me, c'era sangue dappertutto e quella... Una bella storia. Lo sa cos'è questa? La chiamo l'ipotesi selvaggia. Una freccia? Una freccia Cheyenne. Dei soldati cane, per l'esattezza. Soldati cane? Nelle tribù Cheyenne di solito veniva creato un drappello militare formato dagli uomini più forti e coraggiosi. Erano guerrieri fieri, inesorabili. Si erano soprannominati Utametonia, uomini cane. La cavalleria li chiamava uomini cane o soldati suicida. Spesso fungevano da retroguardia, una specie di esca sacrificale, in modo che il resto della tribù potesse scappare. Vede? Che significa? Niente. Salvo il fatto che un'altra guardia l'ha battuta nella caccia a quei 3 uomini. E questa allora? Un'autentica riproduzione. La trova a $15 nei tourist market. Ho visto qualcosa nella foresta. Cosa? Esattamente. Non lo so. Ma in seguito ho trovato tracce di cavallo. E che c'è di tanto insolito in questo? Non erano ferrate. Ho controllato con la guardia forestale e nessuno si è avventurato in quelle terre. E nessuno usa cavalli non ferrati, eccetto... Gli indiani, è questo che vuole insinuare, vero? No, ecco, io no. Lei non crederà seriamente che soldati cane Cheyenne scorazzino per la foresta? Oppure sì? No, certamente no, ma il fatto è che... non sono da ricovero, chiaro? Mi spiace, non posso aiutarla, ma... Vieni subito qui! Molla quell'osso! Mollalo! Vieni subito qui! È suo quel cane? Avanti, ridaglielo, Zip. Il gruppo dell'istituto è arrivato, professoressa. Arrivo subito. Signor Gates, è stato un vero piacere. Guidi con prudenza. Qualcuno però ha ucciso quegli uomini. Non sono stato io né un altro come me. Sempre così insistente? Ero a metà strada e ho fatto marcia indietro. Si chiama istinto. E che cosa le suggerisce questo istinto? Lei non mi ha raccontato tutto. Vuole bere qualcosa? Non doveva chiederlo. Non le sto nascondendo niente che non riuscirebbe a scoprire da solo. Dammelo! Lascia! Lascia! Allora, sono disposta a soddisfare la sua curiosità se mi promette di non importunarmi più. Ci sto. Acqua minerale, ottima per lei. Eccoci qui. Nel 1864 molte tribù facevano scorrerie, rubavano cavalli, diventando un vero e proprio flagello. Uno dei pochi capi Cheyenne veramente interessati alla pace era Tamburo Nero. Lui e la sua gente avevano l'ordine di formare un campo a St. Creek, vicino Fort Lyon. Gli avevano promesso protezione, quindi quella sera fecero una festa con balli e giochi per celebrare la pace. Il giorno dopo, all'alba, era il 29 novembre, ci fu una gelata. Un gruppo di volontari del Colorado, noti come i Pallidi, circondarono il campo. Il loro compito era riprendersi i cappotti.
Curioso, vero? Tamburo nero issò immediatamente la bandiera americana e quella bianca della pace. La gente era in preda al panico e alla paura e lui continuava a gridare di non aver paura, che gli avevano promesso protezione, non c'era pericolo. All'improvviso le truppe attaccarono e 2/3 di questi indiani erano donne e bambini. Fu il caos totale, un vero massacro. Il sangue gelava immediatamente i suoi corpi. E allora cominciò il saccheggio. Furono presi gli scalpi, tagliate dita, nasi, orecchie, i bambini strappati alle madri. Alle donne fu reciso l'utero e i soldati se lo mettevano sul cappello. C'è da aggiungere che quando si rimisero addosso i cappotti, sfilarono per le strade di Denver con parti del corpo che ornavano sia le uniformi che i cavalli. Cristo. Fra gli scampati ce n'erano 20, fra uomini, donne e bambini guidati da Lupo Solitario, capo degli uomini cane. I soldati gli diedero la caccia attraverso 2 stati, fino alle montagne a nord-ovest del Montana. Una bufera li costrinse a fare marcia indietro e gli indiani furono dati per morti. Ecco, Lupo Solitario. Allora, ora sa quello che c'era da sapere. È tardi, sono stanca. Buonanotte. No, aspetti un minuto. Non se ne è accorta, i conti tornano. Quali? Supponiamo che... se per puro caso o per un miracolo, cioè se Lupo Solitario e gli altri fossero sopravvissuti, non è possibile che i loro discendenti siano nascosti nella foresta. Non sono sopravvissuti. Come lo sa? Erano affamati in un ambiente ostile, era inverno, con roba leggera addosso, non ce l'avrebbero fatta. Ne è così sicura? Se ci fossero indiani nella foresta, non crede che qualcuno li avrebbe visti? Non necessariamente. Lei è da ricovero. No, aspetti, prendiamo il lupo. Noi sappiamo che esistono dei lupi nella foresta, dico bene? Io ho trovato le tracce, ho sentito gli ululati, ho scoperto il posto da dove uno mi ha osservato per mezza giornata. E non ne ho visto uno. Non è la stessa cosa. È la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Senta, Elvis è morto. Il governo non nasconde nessun UFO e non ci sono soldati cane Cheyenne nella foresta. Ma perché è così maledettamente testarda? Perché conosco la materia meglio di lei. Senta, capisco che ha visto qualcosa che non sa spiegarsi e io le voglio credere. Ma non posso sprecare tempo ed energie dietro a semplici fantasie. Mi servono fatti. Ora siamo tutti e 2 stanchi e vado a letto. Può accomodarsi sul divano. Ma l'avverto che... generalmente giro nuda la mattina. Contengono le copie delle edizioni pubblicate negli ultimi 93 anni. Ecco, giovanotto. Buona caccia. Grazie. Cacciatore disperso. Sospese le ricerche. Catturato ragazzo selvaggio. Mezzo morto di fame. Soprannominato Giacco. Non parla la nostra lingua. Buongiorno. Salve. Come va la pesca oggi, signor Hollis?
Quando si decideranno a mettere dei pesci nel fiume? Oh, andiamo, ho parlato con il guardiano e mi ha assicurato che questo fiume è pieno zeppo di pesci. E allora è un bugiardo, perché quando ero un ragazzo venivo spesso. Signor Hollis, questo è il signor Gates. È venuto a farle una visita, è contento? Va bene, prego, prego, stia tranquillo. Pieno di pesci in Occidente. E tu chi diavolo sei? Me lo sono chiesto anch'io qualche volta. Ti dispiace passarmi una di quelle esche notturne? Subito. So che lei lavorava per le ferrovie. Non è esatto per le ferrovie, giovane. Per la grande Northern Pacific, 53 anni. Signor Hollis, mi parli un po' di Giacco. Giacco? Che mi venga un colpo. Se lo ricorda allora? Se me lo ricordo? L'ho preso io quell'animaletto. Com'è successo? Sono tanti di quegli anni che non ci penso più. Doveva essere il 35. Io e il mio amico Ed Valley stavamo andando verso Cookney a bordo di una piccola navetta. Quando all'improvviso, circa dopo mezzogiorno, vediamo qualcosa attraversare i binari. Di per lì ho pensato fosse un cervo. Poi mi accorsi che era un ragazzino. Allora Ed frenò e ci gettammo all'inseguimento. Ehi, eccolo lì! L'abbiamo inseguito. E finalmente l'abbiamo raggiunto lungo il fiume. Non appena gli siamo stati addosso, ci siamo accorti che era un indiano. Non parlava, faceva solo dei grugni. E che ne avete fatto? Beh, non sapevamo che fare. Era freddolito e stanco, così l'ho avvolto nella camicia. L'abbiamo portato dallo sceriffo Case, che l'ha rinchiuso in una cella perché non sapeva dov'altro metterlo. L'abbiamo soprannominato Giacomo, per via di quegli occhi luminosi e grossi come i bottoni dei giacconi militari. La mattina dopo era scomparso. Abbiamo pensato che fosse passato attraverso le sbarre durante la notte. E così ebbe fine la storia. Nessuno lo rincontrò più. Naturalmente lo sceriffo si mise in contatto con le riserve vicine, ma non veniva da lì. Sembrava che nessuno sapesse chi fosse quel ragazzo né da dove venisse. Secondo lei da dove veniva? Che dire? Non lo so. Ma tu rispondi a questo. Che ci fa un ragazzo indiano che non parla la nostra lingua, spuntato dal bel mezzo di niente, a 60 miglia dalla città più vicina? Questa foto è stata scattata subito dopo che questa ragazza Cheyenne è arrivata alla scuola indiana di Carlisle, in Pennsylvania. La stessa ragazza, 14 mesi dopo. Le hanno tagliato i capelli, le hanno dato un nome cristiano e vietato di parlare la sua lingua nativa. E così ebbe inizio la politica del governo per l'inserimento delle tribù soggiogate. La politica dell'assimilazione, sia religiosa che culturale. Dobbiamo parlare. Dia un'occhiata lì. 17 persone sono scomparse in quel territorio dal 1888. 17, per lei è solo una coincidenza? Ha sempre quel cappello in testa? C'è di più. Nel 1935, un giovane indiano fu trovato ai margini della foresta. Non conosceva la nostra lingua.
Ho parlato con l'uomo che lo catturò. Un ragazzo indiano che non parla e che svanisce senza lasciare neanche una traccia. Mi spieghi questo? Lei ha bisogno di fatti, non ha detto così? Ed ecco qui i fatti. Ma che cosa vuole da me? Voglio tornare là. Se quello che penso è vero, non voglio finire su quella lista. E mi serve qualcuno che sappia parlare Cheyenne. Uno dei suoi studenti? No. Le sto chiedendo solo pochi giorni. Ci addentriamo, diamo un'occhiata in giro e ce ne torniamo. 3 giorni. Se sono là, devo saperlo. E per la miseria anche lei. Salve, ho abbastanza fretta. Forza. Forza? Questa cosa non mi piace per niente. Ah, rilassati. Sembra che sappia il fatto suo. Sarà, ma io non gli credo. Monte in sella, ci aspetta una lunga cavalcata. Buona fortuna, professoressa. Mi scusi, che diavolo sta facendo? Sto controllando le staffe. Ah, no, ci siamo. Ehi, ragazzo, torna subito qui. Non starlo a sentire, John. Ci vediamo fra 3 giorni. Puoi andare adesso. L'ha detto lei. Se sono là, devo saperlo. Non stiamo andando a fare un picnic, signora. Ho visto questi luoghi spingere un uomo fino alle lacrime. Non sono posti per una donna. Allora lei è un vero cowboy. Com'è che dite voi, uomini duri? Noi bruciamo il sole. È il caso di fare una sosta. Se lei è stanco. Che odorino stuzzicante. Che cos'è? Stufato selvaggio alla Lewis Gates. Uh-huh. E che c'è nello stufato selvaggio alla Lewis Gates? Qualsiasi cosa che si muove. Lo sa, quando ero piccola detestavo l'idea del campeggio. Qualsiasi cosa che strisciasse o bronzasse mi spaventava a morte. E che cosa ho fatto? Ho scelto un lavoro che mi costringe all'aperto l'80% del tempo. Certo, è curioso come cambiano le cose. Ora ho scoperto che vivere in mezzo alla natura è una cosa davvero tonificante e appagante. Gesù, è arrivata Wonder Woman. Se vuole ho un'aspirina. Non so che farmene di un'aspirina, grazie. Accidenti, siamo di ottimo umore. Ehi, senta, anche se siamo qui insieme non vuol dire che mi vada genio. E non mi tratti come un ragazzino. Non l'ho fatto apposta. Grazie. A.G. Abraham Gates, mio nonno. Lei ci si attacca alle cose. Qualche volta. Che mi dice? Niente male. Se superi il sapore. D'accordo, ho sentito. D'ora in poi la cena se la prepara da sola, va bene? Fa sempre così? Buonanotte, Gates. Notte, dottore.
Non se ne andrà in giro nuda domattina, spero. Farò del mio meglio per controllarmi. Ecco, qui è dove ho trovato la freccia e le tracce. Ci ho condotto dei cacciatori di alce fino qui, ma non mi sono mai spinto oltre quella cresta. Ed è proprio la direzione in cui andavano le impronte. Chissà per quanto reggerà il tempo. 80% di possibilità di pioggia. Domattina schiarirà. Davvero? Vecchia saggezza indiana? Un comunissimo bollettino radio. Comando, il terreno è franabile. Attenzione a dove mette i piedi. Se il cavallo va di sotto, non gli vada appresso. Grazie della soffiata. Non faccia una mossa! Doveva guardare dove metteva i piedi! Qui non siamo a scuola! Il più piccolo errore può essere fatale! Non si faccia scrupoli a chiedere le spese, signor Gates! La vede la corda? Sì! Si lasci andare e la ferri con tutte e due le mani! E lei che farà? Non si preoccupi e faccia come le ho detto! Pronta? Sì! Al tre! Uno! Due! Tre! No! No! Dip! Dip! Guida il cavallo! Da bravo! Così, bravo! Tira su adesso! Tira su! Tutto bene? Sì, sì, solo... Solo che... È sconcertante realizzare che il membro più in gamba della spedizione è un cane. In marcia, forza. Ci restano ancora 2 ore di luce. Zip, vuoi assaggiare? Lo vuoi assaggiare? Hm? Ecco, Zip. Aspetta che scotta. È buono? Allora è buono, sì, ne vuoi ancora Gesù. Un po'? Ecco. È nel suo ambiente naturale qui, vero? Adoro la solitudine. Da un po' di tempo... Gli unici momenti in cui sto bene sono quando metto centinaia di miglia fra me e il resto dell'umanità. Allora è nato con un secolo di ritardo. Sì. Lo diceva anche mia moglie. Diceva? Sì, è morta un paio d'anni fa. Ah, mi dispiace. Era malata? No.
Stavamo facendo un giro in campagna. Mentre attraversavamo un fiume, il cavallo l'ha buttata giù. Mi sono gettato appresso a lei. La corrente era troppo forte. Un secondo prima era lì. Suo padre ancora mi odia a morte. Che altro poteva fare? Annegare. Parliamo un po' di lei. Ma è stata sposata? Solo al mio lavoro. No, non mi fraintenda. Ho avuto uomini a sufficienza. Con alcuni è funzionato e con altri no. Dovevano rispettare le mie condizioni. Senta, se io sono nato in ritardo di un secolo, lei è nata con un secolo d'anticipo. Russell e la moglie sono venuti qui a caccia di more. La signora Barton dice che Lewis è stato al giornale l'altro giorno. Ha passato ore a sfogliare copie di vecchi quotidiani. Che ti passa per la testa, Gates? Vuole dare un sorso? Volentieri. Whisky. Ottimo per lei. Mi tolga una curiosità. Perché gli indiani? Perché li ammiro molto. E perché abbiamo un debito nei loro confronti. E sarebbe? Beh, ci hanno trasmesso poesia, miti, leggende. Ci hanno trasmesso una storia. Gli indiani hanno modellato il carattere della nazione. Abbiamo scelto un bel modo di ringraziarli. Quello che è successo era inevitabile. Ma il modo è stato un po' eccessivo. Ne è rimasto un po' di whisky. Accidenti, ho la testa che mi scoppia, grazie a lei. Ho dell'aspirina, se vuole. Splendido. Qualcosa ha fatto un buco nel mio sacco a pelo. Tracce? Come? Sul terreno, quante dita? 4. È probabile che sia qualche piccola tania. Tami e topi muschiati, scoiattoli. Hanno 4 dita sulle zampe anteriori e 5 sulle posteriori. Gli altri 5-5. Le donnole invece hanno tutta un'altra storia. Tendono a camminare sulla punta delle zampe. La punta delle zampe. Senta, è una settimana che andiamo in giro. Ero d'accordo per 3 giorni. Credo sia ora di tornare. Era un'idea affascinante. Gli indiani nella foresta. Ammetto di essermi lasciata allettare. Ma abbiamo cose migliori da fare che andare su e giù per queste montagne in cerca di fantasmi. Se quelli del dipartimento sapessero quello che sto facendo qui, mi farebbero rinchiudere. Ma perché mi sono lasciata convincere? Ho delle lezioni da fare. Ho una vita. Finiti i bagagli, si torna a casa. Capito? Gates, ha sentito quello che ho detto? Vuole ritornare? Sì. Io sono un'antropologa, non Daniel Boone. Senta, ha visto la mia borraccia? Ma dov'è finita? Io odio campeggiare. Gates.
può sapere che le prende. Eccola qui la sua borraccia. Giù! No, lasciala. Lentamente metti giù la pistola. Fallo. E adesso non muoverti. Posso respirare almeno? Osservali. Che sta dicendo? Non sono sicura. Che gli hai detto? Gli ho detto che siamo venuti con buone intenzioni, in pace. Ho anche aggiunto che sei un grande guerriero, che non ha paura di battersi con ciascuno di loro. Tu hai voglia di scherzare? I Cheyenne ammirano gli uomini coraggiosi. Speriamo che non vogliano metterti alla prova. Se lo faranno, tu mi farai da scudo. Toet! Non muoviti. No! Tieni duro, piccolo. Tieni duro. Zitta. No, no, ti uccideranno. Stane mov, e mo' addano. No, è molto. Thank you.
così forte dopo tutto. Direi proprio di no. Ne venne, sir! Non ce la fa più a camminare. Le serve un cavallo. Un cavallo! È debole, deve andare a cavallo! Lewis, va bene. Sentite, rotto in culo! O lei monta a cavallo, dovete uccidersi tutti e due subito! Forse non capite quello che dico, ma il significato l'afferrate, no? Che vogliamo fare? Dallo un po' a me. Sarai esausto. Dai. Hai detto una cosa carina, spero. Thank you.
Incredibile. Sì. Incredibile. C'è poco da fare. Gli indiani sono gli antenati dei Boy Scout. I nodi sono solidi. Che cosa ne faranno di noi? Non lo so. Sei tu l'esperta, ricordi? Potrebbero ucciderci. Ma secondo la tradizione i prigionieri venivano assorbiti dalla tribù. Assorbiti? Sì. Li trattavano così bene che a volte rifiutavano di tornare a casa, anche potendolo fare. Sì, certo. La loro ospitalità mi confonde. Comunque non puoi biasimarli. Hanno paura di noi. Lo sai, ha? Si chiama Zip. Liliana, come si dice grazie? Gnawish. Gnawish. No! Vuole che lo seguiamo. Il mio cane non lo lascio. Non hai altra scelta. Cosa? Lui è Alce Pezzata, l'ultimo figlio vivente di Lupo Solitario. Neva no occime. Ne seva se occime. Di che c'è, te mo te ne mestumes. Ne seva se occime. Ne tosto occime adan maian. Vuole sapere se siamo qui per ricondurlo alla casa con le sbarre di ferro. Sembra che da piccolo sia stato catturato da alcuni bianchi e messo in prigione. Giacco.
Hai simpatizzato con Mister Allegria? Si chiama Lupo Giallo. È il leader dei soldati cane, sarà il prossimo capo tribù. Ci vuole un vero uomo per colpire un cane. Ringrazia che non l'hanno mangiato. Ah, non te l'ho detto. È l'altro motivo per cui si chiamano soldati cane. Qui è dove staremo noi. No, questo qua. No, è il casco. Questo no. Racconta di Mozilla. Della fuga di suo padre. Dai soldati bianchi. Ci fu una grande bufera. Gli indiani erano smarriti e affamati. Poi venne un lupo che li guidò in questa vallata. Il lupo parlò, dicendogli di rimanere qui, al riparo dall'uomo bianco, per sempre. E sopravvissero. Questo accadeva durante la luna, quando il cervo perde le corna. 120 inverni fa. Che sta succedendo laggiù? Non lo so. Ehi. Oh mio Dio. Zinta monet na neswa zna nishie veho mai ma huo nana ho neo. Stavano cacciando quando suo figlio si è allontanato. È stato colpito da tre uomini bianchi. Il lupo giallo e gli uomini cane li hanno uccisi. È molto caldo. L'infezione sta progredendo. Lillian, dimmi di che ha bisogno. Trova il modo di convincerli e io andrò. Dice che la decisione non spetta a lui. Apprezza la tua offerta, ma la sua gente è sopravvissuta senza l'aiuto dei bianchi. Chiederlo adesso potrebbe portare a qualcosa di male. Penicillina. Quanta più ne trovi? Non è difficile ottenerla senza ricetta? Usa l'immaginazione. Giusto. Fatti ridare la pistola. E adesso il coltello. Io sono credo il coltello. Sia a caso. Ah, un'ultima cosa. Ma che ti è saltato in testa? Quello era per Zip. Hai fatto una stupidaggine. Mi dispiace, Lillian. Ma se devo fare un favore a qualcuno, il punteggio deve essere pari. Sono fatto così.
farà con te parte del cammino. Attenzione. Se non ritornerai, mi uccideranno. I loro sono fatti così. Vieni, bella, su. Piano, bella, piano. Piano. Piano, piano. Sei stata brava. Aspetti un minuto. Cosa c'è di così urgente? È il grosso guaio del paese. Nessuno lavora più. No, non lo faccia. Ho dei nipotini. Si rilassi, la prego. Penicillina ce l'ha? La prenda. Forza. Fermo! Briggs. Non fare scherzi. Ho chiamato i rinforzi. Che cosa vorresti fare? Spararmi? Adesso te ne stai buono dove sei. Attenzione, non sappiamo quanti sono. Provate. Mettila via prima che finisca male. Basta con gli scherzi, Lewis. Ti porto dentro. Lo fermi, mi ha appena derubato. Regola numero uno, Briggs. Mai levare gli occhi dal sospettato. Togliti di mezzo!
sceriffo! Evita la cattura nella foresta di Oxbow. Credi che ce la farà? È troppo presto per dirlo. Guardate, eh? Fatto selvaggio alla Lewis Gates. Buonissimo. Mi piacerà anche a voi, forza, assaggiate. Beh, coraggio. Ehi, su, assaggialo. No, non sapete che vi perdete. È veramente molto bello, grazie, ma io non è so È il loro se... modo di mostrare la gratitudine, se lo rifiuti gli insulti. Miauish, miauish, molto bello. Ma chi esce? Lillian, che ci faccio con tutta questa roba? Beh, quello che fa uno scapolone ricco e ambito. Trova moglie e si sistema. È divertente, davvero. Sei scioccato? Tu già lo sapevi? Già da un po'. Alce pezzata mi ha portata qui. Alcune cose lo incuriosivano molto. Quando la selvaggina scarseggia vanno a caccia oltre la vallata. È lì che si imbattono nell'uomo bianco. Per lo più si nascondono. Ma quelli che si avventurano troppo vicino finiscono qui.
Tu non uccideresti per proteggere chi ami il tuo stile di vita. Vuole sapere dell'uccello d'argento con la coda bianca? Gli ho detto che l'uomo ha camminato sulla luna. Ah, dice che sono una splendida bugiarda. Sì. Io c'è stato, sto vostra neve. Na, e tu ci vostra neve. Chi c'è? Vuole sapere degli altri Cheyenne, come se la passano. Che gli dirai? La verità. Ishi manet astanov. Sitistas. Ishi ve ho estanoveo. Ishi sanio. Nesopnik. Tose vo stane heve. Voglio dirti una cosa, Lillian. A questa gente non deve succedere niente. Nessuno deve scoprirli. Nessuno. Deegan. Chi? Mio suocero. Ho cancellato le tracce. Come le hanno trovate? Quanto tempo ci resta? Sono a 3 miglia dalle cascate. Mezza giornata, forse meno. Merda. Alce Pezzata vuole abbandonare la vallata e addentrarsi fra le montagne. Lupo Giallo dice che non c'è tempo, vuole restare e combattere. Ma verranno massacrati. I Cheyenne o i Ranger?
Perché non creiamo un divertimento? Può farsi guadagnare del tempo. Da questo momento, non maltrattare il popolo Cheyenne. Pensa a noi con animo sereno. Tutti noi siamo tuoi fratelli. Devi scambiare i doni in questa cerimonia. Lilian, hanno già tutto quello che avevo. Da questo momento in poi siamo uniti per sempre nel cuore. Sei un Cheyenne. Vai con animo sereno. Allora? Mi è venuto in mente quanto mi mancherà il tuo stufato selvaggio. Dai, finiscila. Su, preparati. Ho paura che questo sarà un altro viaggio che dovrai fare da solo. Ho chiesto ad Alce Pezzata di poter restare. Monta a cavallo. No. Il mio lavoro è appena iniziato. Voglio essere una testimonianza vivente, un memoriale degli ultimi della specie. Ti sei bevuta il cervello. Ho passato metà della vita a insegnare agli altri. E ora qui, fra questa gente, sono io lo studente, lo sto vivendo. Gli appartengo ormai. Io rimango. Perché non ammetti il vero motivo per cui sei sconvolto? Perché io ti mancherò. Andiamo, Zip. Ce ne andiamo da soli. Zip. No, anche tu. Questo è troppo. Beh, sentivo che prima o poi una donna ci avrebbe divisi. Starei meglio qui, comunque. Il mio istinto dice che mi caccerò nei guai. Abbi cura di lei. Mi piace dormirci. Naish. Naish anche a te. Questa può essere utile. Sembra piuttosto andata.
Sarà ancora buona. La dinamite? Mm. È come il vino. Invecchiando migliora sempre. Oh, Gesù! No! Nefisis! Piano! Piano! Nefisis! State a vedere. Con il tempo si inumidisce. E... nitroglicerina, boom! Allora, questo è un addio. Lillian. Mi prometti una cosa? Non importa se andrà male. Non importa che succederà. Ma non fargli mangiare il mio cane. Te lo prometto. Senti, vai davvero in giro nuda la mattina? Le donnole vanno davvero in giro sulla punta delle zampe. Sì. E un bacio d'addio? Credo che sarebbe ora. Che sarebbe? Lo chiami un bacio? Ecco. Sono un bravo studente. Via, via! Presto, riparo! A terra, a terra!
stai, Bill? Lewis? Troppo strette? No. Scusami per quella scaramuccia in città. Niente di personale. C'è una caverna a mezza strada verso la cima. Attraversa tutto il corso della cascata. Avanti, uomini, in marcia! Deegan! Stai per commettere un errore. Se lo fai, li porti tutti al massacro. Avanti, muoviamoci! Via! Via! Conciato male! E adesso che facciamo, sceriffo? Torniamo indietro! Venite qui, datemi una mano, mi serve aiuto! Hanno detto che mi hai salvato la vita. Hai fatto per me quello che non hai potuto per mia figlia. Come vorrei che fosse il contrario. Sono stanco di odiarti, Lewis. Quando te la senti, è il caso che facciamo due chiacchiere. Ascolta. Nessuno qui intorno, incluso me,
Vuole vederti finire dentro per aver rubato della penicillina, cavolo. Quindi facciamo cadere le accuse. Ma c'è una cosa che devo sapere. In quella caverna, poco prima dell'esplosione, io credo d'aver visto... Che cosa c'è laggiù? Secondo te che c'è laggiù? D'accordo. Come vuoi. Qualunque cosa stai proteggendo, spero che ne valga la pena.